Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. In questo momento sono bellamente in ferie, ad agosto fa semplicemente troppo caldo per fare qualunque cosa, secondo me. Però non vi preoccupate, non vi lascio senza video. Per questo mese parte una serie di video, adesso non so ancora quanti ne saranno, sulla costruzione di elementi scenici per i giochi di strategia. Sicuramente molti di voi non lo sanno, ma oltre al gioco di ruolo, io mi interesso anche ai giochi di strategia, sono più che altro un appassionato giocatore di Warhammer. Con l'occasione della pausa estiva ho intenzione di fare qualcosa un attimo diverso su questo canale e quindi invece di spiegarvi come migliorare la vostra arte di master, per questo mese vi spiego come migliorare la vostra arte di costruttore di elementi scenici. Per chi non sapesse cosa sono gli elementi scenici, sono le casette che si usano per fare ambiente durante la partita. Ho diviso l'intero progetto che ho fatto in una serie di video e con l'occasione dell'uscita dell'ottava edizione di Warhammer, che è il motivo per cui ho cominciato a costruire degli elementi scenici per una nuova campagna, magari posso darvi qualche dritta o qualche trucco. Per questa prima parte del progetto non vi servirà niente di complicato, ho usato semplicemente una gomma, una matita, la gomma se siete in grado di disegnare a differenza mia magari non vi serve neanche, e poi un quaderno a quadretti, dei fogli a quadretti su cui disegnare. Questa prima settimana iniziamo proprio dalle basi alle basi e vediamo come si progetta un elemento scenico. Prima cosa bisogna sempre preparare la superficie del tavolo. Io metto sia un giornale che uno spessore di cartoncino sotto. Questo è già utilizzato un sacco di volte. In questo modo, anche se dovessi tagliare, sforzare, fare qualcosa del genere, andrebbe a sbattere sul cartoncino, non rovinerebbe il tavolo. Il giornale invece serve per parare dalla vernice, dalla colla e da tutto il resto. Per cominciare, prendete un foglio di carta, possibilmente a quadretti, vi aiuterà per riportare le misure, e cominciamo a tracciare lo schema di quello che diventerà poi l'elemento scenico. È sempre meglio prendere almeno una miniatura, un paio di miniature, comunque miniature prese dal gioco in cui avete intenzione di usare l'elemento scenico e riportare la dimensione delle basi. Questo è per avere misure più precise e per evitare di costruire un elemento che poi non potrà essere utilizzato perché è troppo grande, troppo piccolo. Io, per semplicità poi di calcolo, preferisco sempre arrotondare le misure al quadretto più prossimo. Anche fare gli elementi scenici di qualche millimetro più grossi normalmente non è mai un problema e è meglio avere più spazio a disposizione che non averne abbastanza e rischiare poi di dover accavallare le miniature, farle cadere, rovinare le basette, tutte cose che chi gioca di strategia probabilmente ha già dovuto affrontare nella vita. Qua è meglio accelerare un po' il processo per venirvi incontro. Ho controllato quando ho finito di registrare, sono più di 20 ore di filmati di lavorazione e non credo che nessuno abbia il coraggio di reggere 20 ore di fabbricazione di un elemento scenico. In questo momento io sto cominciando a disegnare quella che sarà la passerella della barricata che sto costruendo. La maggior parte dei giochi di strategia misura le distanze in pollici ed è per questo che io prendo le misure non coi centimetri ma direttamente con il metro a nastro in pollici, naturalmente della marca misteriosa. Vi conviene sempre misurare tutto due volte e rimisurare ancora se non siete sicuri. È preferibile perdere un minuto in più a rifare le misurazioni in questa fase che poi trovarsi a dover buttare via magari mezz'ora di lavoro perché un pezzo che avete costruito non combacia con gli altri o, come si diceva, è troppo piccolo o troppo grande. Anche se fare le cose più dritte e lineari possibili
apparentemente semplifica il lavoro, quando costruite un elemento scenico cercate sempre di dargli delle forme interessanti, in modo che oltre a essere funzionale sia anche esteticamente gradevole. È bello vedere dei bei elementi scenici, aumentano l'impatto, aumentano anche l'immersività e il realismo durante le battaglie. Ricordatevi sempre di introdurre punti d'accesso e punti dietro cui le varie unità, i vari modelli possano ripararsi, mettersi in copertura, togliersi dalla linea di vista. Questo non solo li rende più funzionali in gioco, ma gli dà una forma, come ho già detto, più interessante e rende più tattico il loro utilizzo. Questi diventeranno i gradini di una scala e tutta questa passerella, gli spalti, dove ci sarà un muretto dietro cui le miniature potranno ripararsi. Finita la parte superiore, cominciamo a pensare ai lati. Io ho intenzione di fare una barricata rialzata. Ora, la parte esterna sarà per forza di cose liscia, poi magari ci aggiungeremo delle decorazioni. Non serve averne uno schema preventivo. Per la parte interna, invece, ho intenzione di fare una serie di arcate a sesto acuto, che si intonano molto con lo stile gotico di Warhammer. In più andranno a formare delle alcove, delle cavità dentro cui si possono nascondere altri modelli e renderanno quasi la struttura a due piani, anche se non ci saranno poi delle feritorie interne perché la parte bassa probabilmente verrà coperta. Vedete, poi andando avanti con la costruzione diventerà chiaro. Qui è importante prendere bene le misure, anche perché le parti saranno due e le arcate dovranno essere fatte in modo da potersi attaccare da entrambe le parti. Diciamo che questa è una parte generale. Qualunque sia l'elemento scenico che volete costruire, fare uno schema preventivo e definire all'inizio i primi dettagli è una cosa scontata, a meno che non state costruendo proprio un muretto, un cancelletto, qualcosa del genere, che è molto molto facile da costruire. Ma diciamo che, dovendo fare una serie di filmati, ho preferito optare per qualcosa di un attimo più complesso, anche perché di filmati su come si costruiscono i muretti su YouTube ne trovate quanti ne volete. Direi che il nostro lavoro può dirsi finito, lo schema adesso c'è, abbastanza comprensibile. Il palazzo è alto un piano, ci sarà tutto lo spazio per poter camminare sopra. Come consiglio vi dico, una volta che ce l'avete, fate le prove con un modello. Sì, è più alto del modello, forse devo allargare un po' le colonne poi nella versione definitiva. Ci sono le scale per farlo salire, ognuna è alta un pollice, così è facile misurare, e c'è anche la balconata che ha tutto lo spazio per farlo muovere. Direi che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Una volta finito lo schema cartaceo, andiamo a ritagliarlo e queste diventeranno poi le sagome da cui andremo a ricavare i nostri veri e propri pezzi per costruire l'elemento scenico. In questo caso l'elemento scenico è fatto col cartone, quindi in realtà questa parte si sarebbe anche potuta editare e si avrebbe potuto prendere le misure direttamente di sopra. Il fatto però è che i fogli di cartone, almeno quello spesso a 3 mm che viene usato in queste occasioni, sono incredibilmente ingombranti e sarebbe stato proprio scomodo per me mettermi sul tavolo a lavorare a farlo. In più, altre superfici come il forex o altre o la plastica che possono essere utilizzati sono molto più scomodi per prendere le misure e c'è la possibilità di sprecare un sacco di materiale. Il cartone non costa quasi nulla, un foglio A1 di cartone spesso 3 mm io l'ho pagato 2 euro,
e ce n'è abbastanza per costruire un'intera città di elementi scenici. Però altri materiali come il forex costano di più, quindi anche sprecarne per costruire pezzi che poi devono essere tolti o misure che poi sono sbagliate non è la cosa più astuta da fare. È sempre meglio farsi delle sagome prima e poi usare quelle per piazzarle strategicamente dove si spreca meno materiale possibile. Di foglie a quadretti non costano nulla, chiunque ha un vecchio quaderno a casa residuato dai tempi della scuola che può utilizzare per fare questo genere di cose. Per questo primo video è tutto, spero che vi abbia interessato. Adesso molto probabilmente pubblicherò video più corti ma con una frequenza superiore durante il mese di agosto, faccio già che avvertirvi. Comunque, se il video vi è piaciuto lasciate un like e scrivete un commento che aiuta a crescere il canale. Fatemi sapere anche se questa idea per la pausa estiva vi piace. Io sono il Master Kae, noi ci vediamo in un prossimo video.